Stai ascoltando un podcast Rizzoli Education. La mia costituzione è bella perché un podcast a cura di Marina Territano, responsabile editoriale della redazione Tramontana, area giuridico-economica. Oggi parliamo dell'articolo 11 della Costituzione italiana con la professoressa Marta Brescia, docente di discipline giuridico-economiche e autrice Tramontana. Ascoltiamo il testo dell'articolo. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Buongiorno Marta. Buongiorno Marina. Nel nostro viaggio attraverso i principi fondamentali della Costituzione siamo arrivati all'articolo 11. Come mai ha scelto proprio questo? L'articolo 11 della Costituzione esprime, per così dire, il principio che più mi piace. È un articolo bello, nel senso che guarda lontano e pensa ad un presente rivolto al futuro. È positivo perché parla di stati e individui che si mettono in relazione su un piano di parità, rispetto e responsabilità, in pace. È costituito da un unico comma che, tuttavia, si espande quasi disegnando un cerchio. Si apre con un secco no alla guerra, una scelta tanto politica quanto etica. Percorre il sentiero del dialogo pubblico di fronte alle avversità, riconosce il valore della diversità come ricchezza nell'incontro fra i popoli, sancisce il valore della pace quale fondamento della responsabilità che ciascuno Stato dovrebbe far propria nel consentire una vita giusta a comunità e individui, per dire sì al prendersi cura gli uni degli altri. Bene, procediamo con ordine. La domanda potrebbe sembrare sciocca, ma esattamente che cos'è la guerra? La guerra è lo strumento di risoluzione dei conflitti caratterizzato dall'uso delle armi. Con la guerra si assiste al frantumarsi di una relazione tra due parti. La guerra è la violenza di quando si pensa che il rispetto si può ottenere solo con la supremazia di uno Stato aggressore su di un altro aggredito. La guerra oscura la pace. Può accadere che due Stati presentino posizioni differenti in riferimento a un conflitto tra interessi divergenti. È naturale che le relazioni possono talvolta essere conflittuali, ma la modalità di ricomposizione delle divergenze deve ispirarsi a un senso di responsabilità universale. Ciò è tanto più vero se si considera che qualsiasi atto compiuto con l'uso della forza bellica sul territorio di uno Stato senza il suo consenso configura l'esistenza di un conflitto armato internazionale dal momento che coinvolge due o più Stati. Quindi, come si pone l'Italia nei confronti della guerra? La Carta delle Nazioni Unite stabilisce, all'articolo 2, che gli Stati membri risolveranno le loro controversie internazionali con mezzi pacifici e in maniera che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo. È proprio ispirati da questo messaggio di pace della Carta dell'ONU che i padri e le madri costituenti hanno scritto l'articolo 11 della nostra Costituzione, che rifiuta la guerra, anzi di più la ripudia, cioè la respinge e la rinnega su un piano morale. Non poteva essere che così, visto che l'Italia usciva proprio in quei mesi dall'orrendo conflitto che è stata la Seconda Guerra Mondiale. Però capita ancora che l'Italia sia coinvolta, anche se indirettamente, nei conflitti internazionali. 6 giorni dopo l'invasione russa, il governo italiano ha deciso con il voto di tutti i partiti di inviare aiuti militari alla resistenza ucraina. È cominciato subito un ponte aereo per trasportare in Polonia armamenti di natura difensiva. Tutte le forniture sono state coperte dal segreto di Stato, ma sono trapelate indiscrezioni, confermate dalle foto scattate sulla linea del fronte. In gran parte si trattava di materiali provenienti dai depositi della Guerra Fredda, mitragliatrici, mortai da 120 mm, missili antitank Milan.
ma sono state prelevate pure piccole quantità di equipaggiamenti moderni dai reparti dell'esercito, missili terra-aria Stinger a guida infrarossa e razzi controcarro Panzerfaust. Il tipo di guerra che si esclude categoricamente è la cosiddetta guerra di aggressione, cioè di offesa. La difesa anche armata, in risposta a un attacco bellico attuale e persistente, resta invece ammessa. La stessa Carta dell'ONU lo permette all'articolo 51, dove recita: «Nessuna disposizione del presente statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite». In ogni caso, tutte le guerre hanno un esito drammatico. La perdita di vite umane, anche tra i civili, e la lesione della libertà di un popolo, spesso di più di un popolo. Ed è soprattutto la libertà dell'individuo e della comunità internazionale a costituire il principale diritto da proteggere e garantire attraverso la pace. Ma allora, Marta, come ci si avvia verso la pace? Cooperando con gli altri stati. Il rifiuto del conflitto armato è infatti indissolubilmente connesso a quelle limitazioni di sovranità permesse a questo scopo dalla Costituzione, che sono appunto necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. L'intento dei costituenti era di rendere l'Italia un protagonista attivo di una storia diversa. Da qui le intenzioni della Repubblica Italiana verso l'astensione dalla guerra di aggressione. Per dirla con le parole di Ugo Damiani, uno dei padri costituenti, noi dunque questa luminosa aspirazione l'abbiamo accolta, l'abbiamo interpretata e l'abbiamo sintetizzata in un articolo e posta qui nella Costituzione come una gemma preziosa di questa legge fondamentale. È il fatto potenziale della nuova storia. Iddio voglia che presto diventi un fatto attuale. La scelta è stata quella di abbandonare le forme di nazionalismo esasperato e di permettere cessioni di sovranità, ma solo per determinati scopi, come quello appunto della pace e in condizioni di parità con gli altri stati. Questo scopo si può individuare nell'apertura verso gli altri ordinamenti, peraltro percepita come necessità. Il fondamento di questa linea d'azione è, senza dubbio, il riconoscimento reciproco dell'uguaglianza, anzi della parità, fra le varie identità nazionali, misurate secondo i canoni della giustizia e della pace. L'Italia quindi persegue la pace, anche cedendo in alcuni casi la propria sovranità, ma solo a condizione di parità con gli altri stati, cioè se anche gli altri stati fanno lo stesso. Che cosa significa esattamente? Mi riferisco alle limitazioni di sovranità che l'articolo 11 pone a fondamento delle istituzioni internazionali, come si diceva prima, a condizione di parità fra gli ordinamenti coinvolti, che dovrebbero essere tutti. Per comprendere cosa si intenda per limitazione di sovranità, è opportuno spendere qualche parola sul tema della sovranità. La sovranità è la situazione giuridica in forza della quale un ordinamento giuridico fonda la propria autorità sull'indipendenza da altri ordinamenti. È sovrano nel senso che governa senza alcun condizionamento superiore. Quando si affronta questo tema può venire il dubbio che, limitando la propria sovranità, uno Stato si privi in effetti della sua autorità, che esercita su un popolo stanziato all'interno di un determinato territorio. A ben vedere, però, ogni Stato esercita la propria sovranità nel contesto della comunità internazionale. La vita stessa della comunità internazionale si basa sul reciproco riconoscimento tra gli Stati sovrani. In altre parole, ogni Stato detiene una vera e propria soggettività ed esercita la propria sovranità solo se riconosce gli altri Stati ed è a sua volta riconosciuto dagli altri Stati. E come si può realizzare in concreto il sogno di un mondo senza guerre? In due parole, insieme e su un piano di parità fra ordinamenti. Nella parte iniziale dello Statuto dell'ONU del 1945 si trovano espresse con chiarezza le scelte di comportamento che devono assumere stati e individui. Devono praticare la tolleranza e vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato. Devono unire le forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Devono assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di appositi sistemi,
che la forza delle armi non venga usata se non nell'interesse comune. Devono impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli. Possiamo fare un esempio di questi strumenti internazionali? Oltre alle Nazioni Unite, l'esempio più prossimo alla nostra esperienza è l'Unione Europea, i cui membri fondatori, fra i quali c'è naturalmente anche l'Italia, si sono impegnati ad assicurare, mediante un'azione comune, il progresso economico e sociale dei paesi dell'Unione, eliminando le barriere che dividono l'Europa. Questo intento, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, va sicuramente nella direzione di rafforzare le difese della pace e della libertà, grazie all'unione con gli altri popoli d'Europa. Grazie Marta per questo intervento. Anche oggi quindi abbiamo approfondito un articolo della Costituzione, l'articolo 11, e ti ringrazio davvero tanto. Grazie a te Marina. Seguici su rizzolieducation.it per ascoltare le prossime puntate di La mia Costituzione è bella perché, un podcast a cura di Marina Territano, responsabile editoriale della redazione Tramontana, area giuridico-economica. Hai ascoltato un podcast? Rizzoli Education. Le fonti degli inserti audio di questo episodio sono indicate nella sinossi.